Ragazzuoli, oggi sono qui per andare a fare un video decisamente particolare e si parla di collezionismo. Infatti, non ci sarà la intro classica in questo video, ma parleremo a braccio così, senza neanche una scaletta di argomenti, perché volevo parlare, ormai lo sapete da tempo, del mondo del collezionismo, di quello che è diventato, di quello che era un tempo e di quello che secondo me c'è di negativo in questo mondo, perché c'è anche positivo, ma ultimamente secondo me è molto negativo per quanto riguarda la considerazione che la gente ha di questo mondo in generale, di carte, figure, eccetera. Ma ovviamente prevalentemente con le carte. Ma ragazzuoli, io volevo assolutamente ricordarvi, prima di iniziare il video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di seguirmi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione. Soprattutto, visto che siamo totalmente in tema, la mia pagina dedicata al collezionismo. Ragazzuoli, conto su di voi, mi raccomando, seguitemi, tutto il tema collezionistico è qua. Frase detta ovviamente male, ma comunque tutto il mondo del collezionismo è in quella pagina, una passione che mi traina a sé da decenni ormai e di cui parlerò in questo video e un attimino vi dirò anche no, un po' il mio inizio, quindi direi di iniziare subitissimo. Tra l'altro fa anche strano che siamo in full cam perché non faccio mai video in full cam praticamente. E direi di iniziare per appunto con, cerchiamo di dare un ordine a questo video, per appunto quello che è stato per me il collezionismo, quello che è per me il collezionismo e da dove è iniziato il collezionismo. Allora, io premetto che sono sempre stato un collezionista di carte. Uno potrebbe dire, è iniziato adesso per cavalcare l'onda del collezionismo? No. No, io colleziono fin da quando ero piccolo. Io veramente, ragazzi, giocavo a Yugi, è stato il mio mondo Yu-Gi-Oh! Premetto questo, Pokémon e Magic Zero fino ai boh, alle superiori. Pokémon, un pochino, con mio fratello un pochino, ma pochissimo, una parentesi piccolissima. Mentre per quanto riguarda Yugi, fin da piccino giocavo, se non avevo nessuno con cui giocare, giocavo da solo, veramente. Facevo simulazioni di partite, oppure ancora stavo giornate intere a cambiare allestiva le carte perché mi faceva stare bene avere il deck tra le mani, le carte tra le mani, cambiare sleeve, cambiare colore delle sleeve. Andavo proprio a fare queste piccole cose perché mi faceva stare bene avere proprio le carte. Ovviamente si parla sempre di prima gen, seconda gen più o meno, eh? Quindi GX, prima gen con il Mago Nero, Drago Bianco, quel mondo lì di Yugi. 5Ds già ero verso le medie, quindi insomma con il desincro ero già sulle medie. E anche lì sicuramente è stata una parentesi molto importante che poi mi ha visto abbandonare, diciamo così, il gioco di Yu-Gi-Oh! Con i Xyz dopo qualche anno dall'uscita di quest'ultimi. Quindi, insomma, diciamo che la mia parentesi di Yu-Gi-Oh! È stata veramente ampia nella mia vita. Faccio sempre questo esempio. Diciamo, lo dico prevalentemente a chi mi dice: Leo, ma te collezioni tanto per collezioni perché sono soldi oppure collezioni, che poi non lo so in realtà, collezioni perché ora c'è la moda del collezionare le carte. No, regà, perché io faccio sempre questo esempio. Adesso vi faccio vedere una cosa molto bella. Guardate un po' cosa ho. Non l'ho ritrovato perché la conservo quasi mint da decenni. Da decenni no, però insomma, veramente tanti anni. Questa è la primissima Legendary Collection di Yugi. Io questa qui, ragazzi, me la autoregalai per il mio compleanno del 2010. Vedi, questa è del 2010. E per me era una gioia incredibile. Era veramente una gioia incredibile perché fino a costava 40 euro. Ora costa tipo 300 euro, sealed, roba del genere. Quindi, insomma, capite voi? Queste me le autoregalai. Perché proprio adoravo le divinità egizie, tuttora le divinità egizie sono per me un qualcosa di assurdo, è proprio il mio trio preferito, e questo per appunto me lo regalai perché non vedevo l'ora, cioè tutti i giorni andavo a vederlo perché volevo le divinità egizie, per me finalmente avere le tre divinità come carta era un traguardo. Poi solo dopo ho scoperto che in realtà non erano le prime stampe perché ci sono state le GBI, le G4 e che più ne metta, quindi insomma. E questo per appunto, già si parla del 2010, raga, quasi ormai 15 anni fa, siamo quasi nel 2025, quindi insomma, quasi 15 anni fa. Lo stesso vale anche per la Legendary Collection 2, tra l'altro dentro c'è tutto, pacchetti con le carte dentro, ovviamente le promo no, però insomma sono i binder, però insomma,
c'è veramente tante, tante belle cosette. E ovviamente le tre divinità, per quanto riguarda lato Legendary Collection, sono ancora qui. Cioè, non è che le ho buttate via, sono esattamente queste, ragazzi. Questo trio è quello che c'era dentro il Binder, che sono sopravvissute in condizioni prevalentemente forse la PSA 9, esagerare 8, però, regà, ai tempi non ero un. Questo va detto, non ero sicuramente un amante delle. Ah, la metto nella sleeve, dentro la sleeve, il top loader non sapevo manco cosa fossero, quindi insomma le collezionavo, le mettevo ovviamente nelle sleeve, però poi le perdevo. Queste no, queste non le perdevo, però in generale le carte le perdevo, magari. Oppure qualche deck, non riuscivo a ritrovare una carta perché avevo molti deck, avevo Bestia di Stallo, avevo, non lo so, il Drago Ieratico più avanti, il Mondo Oscuro, avevo veramente tanti, tanti deck, il Vylon. Avevo tantissimi deck, però non siamo qua per parlare del mondo dei, diciamo, di Yu-Gi-Oh! Che ho fatto anche qualche torneino, sono arrivato anche secondo, insomma, sì, vabbè, lasciamo perdere, però comunque ho fatto qualche torneino, niente di eclatante, però insomma, questa è stata, diciamo, la mia infanzia lato Yu-Gi-Oh! Quindi io colleziono veramente da una vita, collezionare per bene oggi, ovviamente. Questo per dirvi che comunque non è che colleziono da ora, quindi insomma, arriviamo già agli anni più recenti per quanto riguarda il Magic. Arriviamo già alle superiori, giocavo un po' a Magic, che veramente non sto scherzando, 2 o 3 mesi della mia vita, poi basta. Ho riscoperto Magic sempre lato collezionismo, diciamo in età moderna, cioè adesso praticamente nell'ultimo anno, ok? E quindi questa è stata, diciamo, la mia vita prettamente Yu-Gi-Oh! Una piccolissima parentesi di Magic e sporadicamente Pokémon. Per quanto riguarda il collezionismo, ragazzi, io ho sempre collezionato, ripeto. Ovviamente uno pensa al fatto che le carte possano avere un valore ed è possibilmente attirato da questo. Ovviamente, ragazzi, faccio brevemente un esempio. Queste qua sono state le mie due primissime carte gradate, comprate per l'appunto nel 2016, massimo 2017, e le pagai, non sto scherzando, entrambe 50 euro. Ok? Queste due le pagai entrambe 50 euro. Infatti erano addirittura ancora il vecchio label di PSA. Quindi insomma, fate un po' voi. Queste qua sono state le mie due primissime carte gradate, in assoluto. E già veramente. Sono sempre stato attratto dalle gradate perché io adoro che siano in questa scocca rigida che, diciamo, le faccia anche mantenere nel tempo senza impurità, senza graffi, senza pieghe, eccetera, eccetera, in questa scocca rigida con un voto che le mantiene con quel voto, con una certificazione, perché ricordiamo che le carte hanno anche una certificazione nel sito, per appunto mi è sempre piaciuto. Infatti poi il mio collezionismo è traslato prevalentemente su quello, e infatti lo vedete anche nella pagina Instagram. E insomma, ricapitolando, da 50 entrambe, 50-60 euro entrambe, oggi vi vidi un video, diciamo, ad Akihabara in Giappone, mentre giravano tra i negozi, perché sono molto documentato, essendo che fa qualche mese vado in Giappone, su quello che effettivamente c'è, e ho visto che esattamente queste due carte uguali, ovviamente non con il label vecchio, le vendono a 40.000 yen il Solgaleo e 60.000 yen l'Unala, che corrispondono per un totale di 700 euro. E questo ovviamente ci fa pensare al fatto che siano aumentati di prezzo da un 50 euro a un 700-800 euro totali. Però con questo io non è che le vedo come, ah, adesso le rivendo, che questo è il fulcro del video. Io non le vedo così, io non le vedo come un, ah, adesso ho fatto i soldi, le vendo e sono andato in positivo di 500%. No, io le terrò qua perché sono il ricordo di quello che per me è stato l'inizio del collezionismo in età moderna. L'inizio di quella parentesi che ancora oggi mi fa star bene e mi fa vivere questa passione nel modo più genuino. Perché, ragazzi, la ricordiamo sempre, e qua devo citare Dario Moccia per quanto riguarda una frase che dice spesso: il collezionismo non è indispensabile, è un condimento della vita. Ed è così, ragazzi, un qualcosa che ti rende felice, un qualcosa che non è ovviamente indispensabile, ma ti rende felice. Ed è così. Ricordarmi queste due carte che non hanno niente di clamoroso, sono un Solgaleo, una Hyper GX, beh, molto belli perché insomma
sono molto belli, direi una cavolata se dicessi il contrario, però insomma ci sono carte molto più belle. Eppure uno potrebbe dire, ma vendile, vendile, perché se non ti piacciono il giusto, se ti piacciono il giusto, poi sono aumentate anche così tanto di prezzo, vendile. Non credo che lo farò mai. E qui ovviamente il credo è dovuto al fatto che magari fra 5 mesi, per esempio, mi viene voglia di comprare un'altra carta e per bustare i soldi vendo queste, ma non le vendo per diventare ricco. Che può sembrare una cosa da poco, ma qui arriviamo a quello che secondo me è il problema dell'età moderna, lato collezionismo. Che può sembrare poco, ma in realtà, insomma, ragazzi, è praticamente quello che affligge il mondo del collezionismo oggi, perché conosco tanti che prenderebbero queste due carte e le venderebbero subito per dire, ah, insomma, sono aumentate di 10 volte, vendi subito, si guadagna. No, non funziona così. Per me, ripeto, il collezionismo è una passione che mi fa stare bene. Tra l'altro, no, non sono sequenziali, perché c'è anche il discorso del sequenziali, vi svelo cosa significa. Vedete che ogni carta ha un codice seriale sotto al 10? Ecco, il sequenziale vuol dire semplicemente che sono due carte una dopo l'altra. Esempio, se una è la numero 198, l'altra è la numero 199. Quindi questo vuol dire il sequenziale. E c'è anche un lato del diciamo, del mondo del collezionismo che approccia queste cose qua. E c'è chi colleziona solo sette sequenziali per quanto riguarda ne so, i duo di carte, il trio di carte, ad esempio le evoluzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insomma, anche qui ci sarebbe un mondo da aprire, però di base non sono sequenziali. E diciamo che, ripeto, tutte queste carte io le ho collezionate perché mi piacciono da tanto tempo. Io questa passione, ripeto, ce l'ho fin da quando ho memoria. E fin da piccino sono sempre stato affascinato con le carte. Queste tre sono state, per così dire, veramente la mia malattia primeva. Questa qui la possiamo dire perché io sono veramente un fissato totale delle tre divinità egizie. E tuttora l'avete visto anche su Instagram: c'ho la resina delle divinità, c'ho un obelisk qua dietro, mancano le altre due, ma insomma, costano 300 euro l'una. Se va bene, quindi insomma, poi ho veramente tantissime divinità egizie, proprio di set, me ne manca ancora qualcuno, tanti set gradati delle divinità egizie. Ad esempio qua vi faccio anche vedere l'altro trio delle G4 giapponesi, eccole qua ragazzuoli, anche qua queste sono state le primissime divinità egizie stampate al mondo, anno 2000, quindi insomma capite che da quelle che credevo fossero le primissime tre siamo passate alle vere prime tre divinità egizie. Poi ho anche le GBA, insomma, sono veramente un fissato delle divinità egizie. Però questo mi fa capire che sono un fissato delle divinità egizie, ma perché c'è una passione dietro. Io sono veramente appassionato del collezionismo. E secondo me, il fulcro di questo video, dopo avervi fatto vedere dei pezzi, eccetera, è proprio questo. Si sta perdendo totalmente, per tante persone si è già perso la bellezza del collezionare, il completare un set, il guardarmele, il comprarle e non vedere l'ora di fartela arrivare a casa per guardartela in continuazione, per essere contento di averla finalmente trovata, che sia una carta gradata, che sia una carta gradata con quel voto, con quella, non lo so, con quella provenienza, perché magari è giapponese prima edizione oppure italiana prima edizione. Cioè, capite, si è persa totalmente questa cosa. Ormai anche la maggior parte degli influencer parla semplicemente tirando fuori il ragazzi, questa carta, faccio un esempio, questa carta compratela ora perché è Charizard, faccio un esempio, prendiamo un Charizard. Ragazzi, questa carta trovata in live, tra l'altro, compratela perché ora costa 100 euro. Fra un anno questa qui costerà 500. Il box sta salendo alle stelle. Compratela, mi raccomando. Compratene 50. Così fra 2 anni, quei box che avete comprato a 50 euro l'uno, li vendete a 200 euro l'uno, diventate ricchi. Questa è la mentalità della maggior parte degli influencer che parlano di collezionismo. Ed è veramente brutto. Ma è veramente brutto. Non è collezionismo, ragazzi. Siete dei rivenditori. Dei rivenditori senza passione, o che magari ce l'hanno ma non la vanno a vedere, quindi è inutile, perché insomma io vado, guardo un video e vedo quello che traspare, quindi non so se sei nel privato un collezionista, se poi parli soltanto di soldi per quanto riguarda le carte. Cioè la gente vede questo, tira fuori questa carta, oh ma questa è presa 10, 200 euro, basta, vai, manda a gradare, vai.
Queste tre, ragazzi, queste tre da 30 euro l'una sono passate a 300. Manda a gradare, vai, si fa sordi, manda, manda. Questo è il mondo del collezionismo oggi. Non c'è più quella cosa del io colleziono perché mi piace, io colleziono perché mi fa star bene. Non c'è veramente più. O comunque se c'è, sta veramente trasparendo nei social tutt'altro. Sta trasparendo per l'appunto che le carte sono viste totalmente come delle banconote, dei soldi, del... Si fattura, si investe, ecco il famosissimo termine, si investe, l'investimento. Ma cos'è l'investimento? Cioè, veramente si può parlare di investimento laddove una carta passa in 5 anni da, 50, da 200 euro a 600? Si parla di investimento in 5 anni 400 euro guadagnati? Non lo so, ragazzi, è veramente, veramente a mio avviso ridicolo, ma è il mio parere, ragazzi, sono è il mio canale, è doveroso che lo dica, è veramente ridicolo. Quindi, insomma, dando un attimino un punto a questo video, è proprio questo, cerchiamo di tornare a collezionare perché ci piace farlo, non perché vediamo le carte e le compriamo, soltanto perché valgono soldi. Ormai... Si pensa solo a quello. Ovvio che fa piacere, perché sarei un ipocrita a dire il contrario. Altra piccola parentesi. Sapere che Rayquaza Gold Star costa 5.000 euro, ok? Fa piacere, certo, perché ti senti di avere un qualcosa di valore in mano. Però oltre a quello c'è la carta. Cioè, io ragazzi penso che la tiro fuori letteralmente tutti i giorni. Cioè, io da qua la tiro fuori tutti i giorni e me la guardo tutti i giorni. Perché questa per me è la mia carta preferita in assoluto di Pokémon. Questa qua. Ma forse non solo di Pokémon. Si potrebbe andare anche un po' oltre. Però questa qui, secondo me, è la mia carta in assoluto preferita di tutto il collezionismo. Veramente io la adoro questa carta, ragazzi. La adoro in un modo, ora si vede anche male l'olografia, però insomma... C'è il video su Instagram dove la volete vedere per bene. La potete vedere per bene. E quindi, insomma, ovvio che ha un valore. Non sarei un ipocrita a dire non sono contento che questa carta valga così tanto. Però il valore ha valenza fin quando lo vendi, ha intenzione di venderlo, se no rimane una carta. Una carta con un potenziale, ma rimane una carta. Non c'è un valore monetario. Uno potrebbe dire, ma lei a questo punto spende soltanto soldi, non c'è nessuna entrata. Beh, come qualsiasi passione, come qualsiasi volendo anche dipendenza, perché uno potrebbe anche aprire un'altra parentesi dicendo che il collezionismo crea anche una dipendenza, come tantissime altre cose, insomma, anche, insomma, lo sapete benissimo. Non è che sono il primo o l'ultimo che colleziona da anni, che si potrebbe anche quasi sfociare nel comprare compulsivamente le cose. Non mi reputo così, però insomma, capite un attimino l'esempio. Quindi, insomma, tornando alle discussioni di prima, sarei un ipocrita a dire che non sono contento del fatto che alcune carte costano tanto. Assolutamente no. Ti senti di avere un Graal tra le mani, perché poi magari anche così, parlando di carte più grosse come Charizard di prima edizione, PSA 9, 10 e così via, eccetera, eccetera, eccetera. Magari anche un Rayquaza 8 o anche un 10 e così via. Però è un Graal che comunque hai te, non è un Graal con l'obiettivo poi di fatturarci sopra, di dire, ma ragazzi, 10 anni fa quasi io ho pagato 400 euro, ora costa 4.000 per 10 in 10 anni. Cioè, per me questa cosa fa veramente ribrezzo, cioè veramente è orribile, cioè non c'è il collezionismo in tutto ciò, è soltanto soldi. Fare soldi, non c'è il collezionismo, non c'è la passione, cioè, è quello che ci dovrebbe smuovere, la passione per le carte, il fatto di essere contenti. E secondo me questa cosa non c'è minimamente se si fa questo ragionamento, è un mio parere ovviamente, ognuno poi la può pensare come vuole. Però non lo so, cioè, per me è una cosa totalmente brutta, cioè, non sembra che non si collezioni più per passione, per piacere, ma si colleziona soltanto e solo laddove ci sono i soldi da investire. Ma il problema è che anche questo messaggio traspare nei social e va a finire laddove non dovrebbe finire, cioè il ragazzino, banalmente. Il ragazzino che
vede X TikToker, X YouTuber, eccetera, che parla solo di quello, e ovviamente poi cosa diventano le carte se non sto fatturando dei soldi oppure compro questo box, lo tengo chiuso perché fra 5 anni, siccome c'è il Charizard dentro, allora potrà valere 10 volte tanto perché c'è Charizard dentro, la speculazione dei Charizard. Lo stesso, ne so, evoluzione Tere con le solite due carte belle dentro, e ora costa 1000 euro, chi ne ha comprato 100 ai tempi ci guadagna. Non è un mondo che approvo, non è il collezionare per me, cioè per me non, veramente siete dei rivenditori. A me personalmente mi è capitato soltanto una volta di vendere delle carte, ed era a luglio scorso, ma semplicemente perché poi ho utilizzato quei soldi per prendermi Rayquaza, che è veramente una carta che cercavo in questo modo. Tra l'altro Beckett, giapponese, perché io colleziono in giapponese sempre, laddove posso sempre in giapponese. Anche perché le reputo comunque migliore in tutto, qualità di stampa, banalmente anche esce prima, quindi è la vera genesi del, diciamo, genesi, comunque la versione natia di quella dell'Ibelix carta, e così via. Quindi insomma l'ho cercata per un anno e l'ho trovata alla fine proprio perfetta come la volevo io. Beckett, tra l'altro, con un voto anche molto alto, perché io lo cercavo anche più basso, ma andava bene anche un 6, anche un 3 per certi momenti, ma andava bene perché volevo la carta. Ma andava bene la carta, ragazzi. Io non volevo il la compro perché questa qui, fra 10 anni vale 10.000 euro. Non me ne frega niente. Non me ne frega nulla. Davvero, cioè, è assurdo. Non me ne frega niente. L'unico motivo per cui potrei cambiare questa carta in futuro è per la stessa carta BGS 9. Uguale, però, eh. E 9 rimarrebbe lì, c'è cioè il 10 sti cazzi. Quindi, insomma, capite un attimino. Ed è per quello per cui ho venduto le carte, ma non le ho vendute per veramente diventarci ricco, oppure perché ho fatto l'investimento tempo addietro e di conseguenza quella carta poi è aumentata di X per le speculazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, questo video si sta dilungando veramente tanto, però capite dove voglio andare a parare. Per me è un discorso complesso, però secondo me bisognerebbe veramente tornare a collezionare per il gusto di collezionare. Ci ho fatto anche un reel al riguardo, perché sta diventando veramente si sta veramente contagiando la gente a pensare che le carte sono soltanto banconote e non sono più carte. Cioè, questo è il discorso di Gap. Ma vi ricordate quanto eravamo affascinati da piccini quando spacchettavamo la carta, quella grossa del box? Quando spacchettavamo le carte, quelle belle del box, che le guardavi e ci facevano stare bene. Cioè, dov'è finita quella cosa? Lo spacchettare per il gusto di spacchettare. Ora, ragazzi, oggigiorno si fa così e non sto scherzando. Vedo tantissimi reel su TikTok, ragazzi, che veramente fanno quasi spavento. Cioè, fanno così. Aprono un pacchetto rivolto verso la cam e fanno così. L'ultima carta è quella bella in fondo. Tra l'altro è scappato anche qualcosa di carino. Fanno così. Cioè, oppure fanno così. Così fanno. E magari sapete anche di chi parlo, che non è italiano, tra l'altro. Però comunque, cioè, non, no, si va veramente a caccia del tesoro. Cioè, ma al tesoro non lato bellezza, perché ti piace, lato moneta. Cioè, è quello il discorso. E poi pure un'altra cosa. Da piccino, quando aprivi un pacchetto, meno io, poi non so voi, le guardavi tutte. Ce le guardavi tutte, e magari, sai, una cosa che adesso veramente è difficile quasi per il mainstream parlarne, ma si completava anche un set una volta. Una cosa che oggi è quasi arcana, cioè un mistero infinito. Si completava anche un set, e poi proprio alla fine avevi la carta bella e rimanevi contento per 3 giorni. Cioè, col pacchetto comprato appena uscito da scuola dalla mamma. Perché magari hai preso un bel voto. Cioè, capito, non esiste più sta roba. O se esiste, ripeto, meno male, ma non è minimamente quello che traspare nel social. Nel social è tutto un si guadagna. Dai, questo box ora costa, mi raccomando. E terminando questo video con un'altra parentesi, a mio avviso molto importante, è che la gente, secondo me, e questa è un'altra parentesi sempre collegata al lato monetario del mondo del collezionismo, purtroppo crede, ed è ovviamente un falso mito, che per esempio le carte vintage costano tutte migliaia di euro. Cioè, io veramente ho fatto un sondaggio, ragazzi, ho mostrato delle carte live.
E ho fatto dei sondaggi. Tutti sparavano alle stelle. Tutti. Tutti quanti sparavano alle stelle. E questa cosa ti fa capire che c'è una vera e propria disinformazione sul mondo vintage del collezionismo. Perché adesso vi faccio un esempio, forse il più calzante. Io ho da poco completato il set base. Ok? Ho da poco completato il set base. Eccolo qua. Bello bellino. In giapponese. E ci arriveremo al perché, ovviamente, in giapponese, ma l'ho già detto prima. Per l'appunto, tutto quanto. Completato il set base in giapponese. Ok? Io l'ho completato, ragazzi. Ora, ovviamente, uno può stoppare il video e dire secondo lui quanto è costato il set base. Però ecco, tante persone pensano che il set base costa un boato. Il set base, cioè il Charizard, costa un boato. Tantissimo. Qualcosa di clamoroso. Tantissimi soldi. Quando in realtà un set base del genere si può tranquillamente, ma veramente tranquillamente, trovare dai 600 ai 1000 euro. E non è nessuna cifra impossibile. Perché insomma, come dico sempre, se uno non ha una disponibilità incredibile, mette da parte mattoncino per mattoncino nel tempo e prima o poi, se veramente ti interessa, lo prendi. Ce la fai, fidatevi, ce la potete. Non fatevi spaventare, perché c'è anche quest'altro problema, non fatevi spaventare dal prezzone, perché il prezzone è quasi sempre raggiungibile, a meno che non si parli di 100.000 o 50.000 o 10.000, è raggiungibilissimo. Nel tempo, dedizione e passione. È quello che serve, ce la potete fare, ragazzi, non è impossibile collezionare. E questo è quello che vi dicevo prima, spesso e volentieri nei social vediamo, e come ci metto anche io volendo, perché anche io le mostro, quei graal da migliaia d'euro, e la gente pensa sempre che allora tutto il mondo del collezionismo vintage, siccome è mega blasonato e spammato, costano tutto un botto di soldi. Ragazzi, io questo qua è il set base, il primissimo set base, quello che reputo il primo set base, ok, giapponese del 96. L'ho preso proprio perché è giapponese ed è del 96, perché la stampa inglese si parla già del 99 e l'italiano del 2000. Quindi ho proprio voluto la prima versione del set base, anche se, se vogliamo essere totalmente precisi e puntigliosi, non è la primissima, perché la primissima sarebbe il No Rarity, questo è Rarity normalissimo. Però di base uno potrebbe dire, se veramente la tua passione è collezionare le carte senza pensare al lato monetario, non c'è bisogno di farsi il set base di prima edizione italiano, non c'è bisogno. Ti fai il set base giapponese che costa un terzo e te le sfogli lo stesso, sono le stesse carte, anzi, se vogliamo essere sinceri, sono pure la genesi del collezionismo Pokémon, quelle giapponesi del 96, ok? Quindi insomma, cioè, ci sono veramente anche molteplici fattori che ti dovrebbero portare a dire, ma sti ca del prima edizione, costa di più ed è la stessa carta, se me la devo guardare e basta perché mi garba davvero. E che mi cambia un bollino, cioè, capito? E quindi bisognerebbe essere improntati su questo, incentrati su questo, scusate. E in realtà purtroppo non si fa, perché il Charizard solo in prima edizione, non esiste altro. Solo in prima edizione. Poi lo Shadowless, il No Rarity, solo quelli, non c'è altro. Il Unlimited non si conta, perché la poverata, 3.000 euro, ma una poverata. In set base, Unlimited messo De Cristo, 3.000 euro. La poverata, questo è, bisogna puntare solo al Charizard di prima edizione che costa 20.000, se no non si colleziona, ed è sbagliatissimo, perché ragazzi, sono orgoglioso di avere il set base, perché ho il set base, perché è il set base, guarda bello, ma dai, aspettalo, guarda che bina, eccolo qua, il set base, eccolo qua, ora l'incasto le carte le distruggo con però eccolo qua, questo è il set base. Vabbè, io me lo sfoglio tutti i giorni in set base, perché è meraviglioso, io adoro il concetto di vintage, io lo adoro, vedere le carte prototipo, e adoro anche il fatto che cavolo, quell'olografia si è sbagliata, perché c'è il quadratino che va sopra dell'olografia, io lo adoro, le imperfezioni le adoro, perché sono veramente, ti dimostrano che sono delle beta. Cioè, è quello il bello, non nelle correzioni, nelle ristampe occidentali. No, io le voglio qui. Gli errori le voglio qui. Voglio vedere gli errori perché sono le primissime. È come andare a vedere, che ne so, faccio un altro esempio.
Magic, vedi le prime stampe, magari l'alfa che c'hanno il testo gigantesco, magari spostato, tutto decentrato, e vedi che in quello dopo già hanno fissato. Ecco, ed oro quella decentratura, perché si vede che è un'imperfezione data dall'inesperienza, data dal alfa beta test. Le adoro, le adoro. E quindi ci sono veramente molteplici fattori perché ho preso quello e banalmente perché costa anche meno. Le carte sono le stesse, costano meno e le compro per passione, non le compro per voglio il Charizard per rivenderlo. Sicuramente lo comprerò il Charizard figo, prima edizione, firmato da Rito, eccetera, ma quello rimarrà a me. Non lo compro ora perché fra 30 anni, quando forse se X persona non c'è più e mando, parlo ovviamente di tutto il collezionismo, lo posso rivendere a 5 volte perché vale molto di più la firma di perché non c'è più. Non me ne frega niente. Ce l'ho, rimane a me. Fine. Questo è tutto, regà. Cioè, fine. Collezionate per passione, non per fatturare. Questo è il messaggio finale di questo video. È durato un botto, perdonatemi, però se c'è qualcuno che l'ha visto tutto, grazie, perché spero di aver fatto un'enorme disamina del mondo del collezionismo e di quello che per me è il collezionismo. Però sì, veramente non penso ci sia altro da dire. E concludendo per l'appunto per quale motivo colleziono in giapponese, banalmente perché è la lingua natia del gioco. Io colleziono le lingue native diciamo, dei vari set, quindi se è Magic inglese, se è giapponese, Pokémon, Yu-Gi è difficile perché a tempi ovviamente non le collezionavo in giapponese, però è una cosa che ho negli ultimi anni, ad esempio Pokémon, veramente One Piece, eccetera, giapponese, Digimon, giapponese. Fine, questo è. Quindi sì, e ripeto ragazzuoli, questo è tutto quello che volevo dire sul collezionismo, un piccolo messaggio finale per tutti, anche se mi ripeterò, smettiamo di vedere veramente le carte come delle banconote e torniamo a vederle con l'occhio del bambino per quelle che sono delle carte.